bentornati a tutti ragazzi nel canale dei The Glitchers Crew. Io sono Bomber e quest'oggi vi porto il solo Money Glitch. Partiamo dai requisiti: bunker con all'interno con deposito veicolo personale con all'interno una macchina da duplicare, ragazzi. Consigliabile come al solito retro custom auto di Benny. Dopodiché dovremo avere la videosorveglianza, quindi quelle telecamere, quei televisori, scusate, posti vicino al computer, proprio questi qua che vedete. Per averli basta andare in una sessione pubblica, andare sul computer e andare su migliorie. Dopodiché dovremo andare su option online, opzioni, dovremo avere come attività baby visualizer e sala d'attesa chiusa. Dovremo avere anche la mira manuale, ragazzi, quindi impostazione, comandi dalla storia o dal creatore e cambiamo la mira. E dovremmo avere anche come requisito night con ingresso night RH8 o base con RH8. Comunque, avendo tutti questi requisiti, rechiamoci nel com e tiriamo fuori la nostra auto da duplicare. La mia finisce 966 la targa, ricordatela. Dopodiché ci rilechiamo verso il com e dovremo andare allo schermo del com, dove ci dà la possibilità di avviare le missioni. Ah, dimenticavo, questo glitch, ragazzi, va bene anche per gli amici di Xbox One, quindi è un glitch, diciamo, per tutte e due le console. Comunque, arrivati allo schermo delle missioni del com, diventiamo CEO o motorcycle è indifferente e apriamo il cellulare, andiamo su avvia partita veloce, andiamo su attività e scegliamo un'attività qualsiasi. Clicchiamo X sull'attività, X su sei sicuro di volerla avviare. Quando ci spawna lo scaricamento in basso, freccia a destra, entriamo, andiamo su una missione, la avviamo e saremo in caricamento infinito. Di nuovo freccetta a destra per avviare lo schermo, accettiamo. Quando siamo su quella schermata, option, ragazzi, una volta schiacciato option saremo buggati, ma avremo poco tempo, quindi dobbiamo uscire non dal deposito veicoli personali, ma dall'altra uscita e correre verso le telecamere di sorveglianza. Una volta arrivati, freccetta a destra, ragazzi, per entrare. Il gioco ci farà entrare e ci butterà fuori da soli, ci darà per qualche secondo frizzato, dopodiché saremo buggati, ragazzi. Adesso, per togliere questa schermata un po' trumbola, diciamo un po' fuocata, bisogna far partecipa a sessione su un amico che è in mira diversa dalla nostra, accettare il primo messaggio e skippare il secondo. Saremo buggati con una visuale migliore. Da adesso in poi, ragazzi, inizia il glitch vero e proprio, che non è differente da quelli che ho portato ieri più o meno. Comunque, iniziamo a bere birre, quindi ci vorranno le solite 7-8 birre per venire. Una volta svenuti, ci spawnerà in un ospedale vicino al bunker. Dovremo di nuovo rifornirci di birre, quindi andremo a un negozietto vicino e ci riforniremo di birre. Poi dovremo chiamare tramite il menu interazioni, il CEO, dovremo chiamare il nostro Wizard o un qualsiasi veicolo, ragazzi, che non è di proprietà, quindi Wizard, auto dei civili, boom busca che troviamo all'aeroporto di Sandy Shore. L'importante è che non sia un nostro veicolo di proprietà, se no la retro custom torna al deposito. Comunque, prendiamo il nostro Wizard e ci rechiamo verso il night, ragazzi. Come al solito io i viaggi ve li ho tagliati. Ah, dimenticavo, per aprire la mappa, ragazzi, se non vi sapete orientare, freccia in su per aprire il cellulare, apriamo l'app del web, quindi quella dove c'è Warstock e Legendary, e schiacciamo option e apriremo la mappa, ragazzi. Comunque, saliti sul Wizard, ci rechiamo verso il night. Arrivati al night, ragazzi, dovremo entrare nell'ingresso night. Mi raccomando, ragazzi, durante i viaggi occhio a non uccidervi, se no vi buggerete. Entrati nell'ingresso night e dopo abbiamo parcheggiato appunto la nostra auto sacrificabile, consigliabile RH8 perché costano zero. Entriamo nel nostro night, dovremo salire nell'RH8, ragazzi, e schiacciare R2. La macchina scomparirà, ricordate la targa di questa macchina che è 095,
Comunque R2, la macchina scompare per qualche secondo, siamo controllati dal computer, dopodiché ci libererà e dovremo di nuovo iniziare a bere birre, di nuovo le nostre 7-8 birre. Quando saremo di nuovo venuti, spawneremo all'ospedale in città, dovremo anche lì richiamare il nostro Buzzard, e se vogliamo continuare il glitch, ragazzi, dovremo ancora andare a comprare le nostre solite birre. Quindi chiamiamo il nostro Buzzard, appena il Buzzard spawna andiamo al negozietto che vende le birre, compriamo le birre e poi ritorniamo al bunker per completare la duplicazione. Io i viaggi, ragazzi, ve li ho tagliati perché, vi ripeto, non mi sembrava giusto farvi servire tutto il viaggio dalla alla B. Comunque andiamo al negozietto che vende birre, ci compriamo le nostre 10 birre solite e poi di nuovo ci recchiamo al bunker. Una volta arrivati al bunker, ragazzi, dovremo semplicemente prendere la macchina e buttarla nel com. Per capire se il glitch ha funzionato dovete guardare la targa, ragazzi. La targa dovrà cambiare quando voi salite in macchina, la targa cambierà. Quindi diciamo che avrete, quando entrate al bunker, avrete una targa sulla macchina. Appena voi salite in macchina la targa cambierà. Adesso comunque nel gameplay lo farò vedere. Comunque entrati al bunker, appunto, andiamo vicino alla macchina. Vi ricordo che la targa finisce 966, come potete ben vedere. Appena saltiamo prenderà la targa della RH8 che avevamo al night, quindi 095, come vedete. Per salvare la macchina, ragazzi, dovremo semplicemente buttarla nel comp. Adesso, per continuare il glitch in questa maniera, dovremmo avere l'invito di Lester all'appartamento e l'invito di Lester alla base. Quindi se vogliamo continuare il glitch così senza mai buggarci, quindi continuativo, apriamo il cellulare e andiamo all'appartamento tramite l'invito di Lester. Ragazzi, il caricamento sarà un po' lunghino, però non vi preoccupate, non succede niente. Comunque, arrivati all'appartamento, usciamo dall'appartamento e chiamiamo un RH8 da un qualsiasi garage, è indifferente da dove la chiamate. Dovremo prendere questa RH8 e di nuovo portarla all'ingresso night. Quindi io adesso chiamerò l'RH8 dalla Eclipse Tower numero 31, mi sembra, se non vado errato. Adesso la sto cercando giustamente perché non so dove ce l'ho, la numero 40, ecco, l'ho trovata dall'Eclipse Tower numero 40. Appena la macchina spawna, la prendo e la porterò all'ingresso night. Una volta appunto portata all'ingresso night, quando saremo dentro al night, per diciamo spostarci di nuovo al bunker e ripetere il glitch, dovremo accettare l'invito alla base, uscire fuori dalla base tramite la segretaria e la Pegasus Corge, quindi tramite la Pegasus, quindi con un elicottero, con un qualsiasi mezzo della Pegasus, recarsi al bunker e di nuovo tirar fuori la macchina dal com e bere le birre. Proprio come state vedendo adesso, io ho portato la macchina al night, la butto dentro, apro il cellulare, accetto l'invito di Lester alla base operativa. Una volta spawnato in base operativa dovrò andare dalla segretaria e appunto chiedere l'elicottero. Io adesso in questo clip qua mi ero dimenticato, stavo andando all'uscita, poi fortunatamente me ne sono ricordato, perché se andavo all'uscita mi buggavo alla peggio. Quindi vado dalla segretaria tramite la Pegasus, scelgo un qualsiasi elicottero, controllate se avete le birre, giustamente. Comunque scegliamo un qualsiasi elicottero, nel mio caso Buzzard perché è l'unico che ho, e di nuovo ci spostiamo al bunker. Se vogliamo continuare dovremo di nuovo tirar fuori la retro custom dal com, bere le birre, eccetera eccetera eccetera. Se invece volete farne uno un po' più veloce, però tutte le volte dovrete ribuggarvi, dovete buggarvi come vi ho fatto vedere all'inizio, quindi col com, le missioni, eccetera eccetera eccetera, poi tirar fuori la macchina
In quel caso qui dovremmo avere la base con tante RH8 quante le duplicazioni che vogliamo fare. Quindi tiriamo fuori la macchina, di nuovo iniziamo a bere birre per venire. Ah, dimenticavo, per bere le birre in continuazione, ragazzi, bisogna premere R3 L3, rilasciarlo e poi ritenerli premuti, perché sennò la birra non la beve tutta e non morite. Comunque, una volta bevute le nostre 7-8 birre, veniamo, spawneremo in un ospedale vicino alla bunker. Dovremo di nuovo chiamare il CEO, scusate, il buzzard tramite il CEO. Una volta che il buzzard arriva, ci richiamo in base operativa. Arrivati in base operativa, dovremo avere in base operativa il cannone orbitale o la sala di controllo, quindi o il cannone orbitale o la sala di controllo, e dovremo andare appunto vicino al cannone orbitale o la sala di controllo, aprire il menu opzioni tramite il, sempre aprendo il cellulare, andando sull'app web, andare su opzioni, mettere sala d'attesa aperta, avviare il colpo dell'apocalisse tramite l'app veloce del cellulare e poi entrare sul cannone orbitale. Dopodiché avremo 2-3 minuti per correre a un RH8 nel parcheggio della base, schiacciare R2 e saremo la macchina scomparirà e saremo frizzati fino a quando appunto non ci darà una schermata d'attenzione che ci darà che la sessione è scaduta, che quindi non potremo partecipare. Ci buggerà. Se avremo la base operativa al Gran Sonora Desert, dovremo uscire tramite la segretaria con un elicottero. Se invece non avremo la base al Gran Sonora Desert, ci spawnerà fuori dalla base automaticamente. Chiameremo il buzzard e ci rechiamo al COM. Di nuovo saliremo in macchina, la targa cambierà e la butteremo nel COM e la macchina sarà salvata, ragazzi. Spero di essere stato chiaro, spero che questo glitch vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi dubbio, iscrivetevi al gruppo Telegram e chiedete aiuto in quel gruppo lì. Vi ricordo di aprire sempre la descrizione di ogni video, dove troverete i nostri sponsor, i nostri canali YouTube associati. Dategli un'occhiata, che portano anche loro tanta bellissima roba. E iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciateci tanti like. E per oggi, dal vostro Bomber, è tutto, ragazzi. Alla prossima!